Consigliere Clemente, dell'ultima ora la notizia delle dimissioni di Francesco Viola dalle sue cariche e l'avvicendamento con la dottoressa Cioffi. Tra l'altro c'è anche un altro avvicendamento nella giunta comunale di Cervinare, al posto di Totino entrerà Franchino Vaccariello. Qual è il suo commento politico al riguardo? Ma ritengo che bisogna porgere un'attenzione maggiore alla nomina che la nomina di un esterno, che è quella della dottoressa Claudia Cioffi. Non possiamo e non dobbiamo giudicare aprioristicamente una nomina, ma invece vedere la persona che compirà la propria attività di giuntista sul campo. Non mi pare di grande auspicio, in verità, la comunicazione che leggo di Francesco Viola, che dichiarava sempre il suo appoggio incondizionato al proprio sindaco, ma dichiarava anche necessaria una cointeressenza e un cointeressamento degli altri consiglieri comunali, quindi non pensava e non auspicava, da quello che leggo, un ampliamento invece esterno della giunta. Ma un fatto di novità non può essere giudicato, dicevo prima, prioristicamente, deve essere invece giudicato il fatto vedendo quel che accade e recependo le novità che esso stesso propone. La dottoressa Cioffi sarà una giuntista nuova, porterà sicuramente una novità all'interno dell'amministrazione. Noi saremo chiamati come opposizione a giudicare l'operato suo e non invece quello che possiamo valutare con dietrologia che oggi non serve. Per quanto invece riguarda la nomina di Vaccariello, quella non mi sembra proprio un elemento di novità. È un accordo prestabilito, quegli accordi che ti consentono di mantenere un partito sin dal primo giorno, e vi è una turnazione che è precostituita e prefatta. Non penso che sia questa invece la strategia più corretta per gestire la cosa pubblica, e non penso che sia questo che si aspettano i cittadini. I cittadini si aspettano assessori che possano essere impegnati nella cosa pubblica dalla mattina alla sera e possano dare delle risposte. La turnazione, gli accordi già stipulati, non tra singoli addirittura, ma in questo caso tra partiti, avrebbero dovuto lasciare invece il tempo che trovano.